Salve a tutti ragazzi, da Pierluigi nel canale PierDarkKnight91 e benvenuti nell'ultimo GP della prima stagione su Formula 1 2019 nella modalità carriera pilota con il nostro Pierluigi Wayne, affiancati da Lando Norris in McLaren. Quest'oggi Gran Premio di Abu Dhabi. Signori, sono rimasto un po' male per come si è comportata, diciamo, la dirigenza, lo staff della McLaren per quanto riguarda il contratto. Siamo stati praticamente per tutto l'anno seconda guida di Lando Norris, che ha portato a casa soli 30 punti a differenza nostra che ne abbiamo fatti 144. Oggi si deciderà anche il campionato piloti, dove Hamilton deve arrivare per forza in prima posizione e deve sperare che Valtteri Bottas non arrivi tra le prime 6-7 per vincere ancora una volta e continuare a vincere il campionato piloti. Detto questo, non siamo messi benissimo con le componentistiche del nostro motore. Infatti adesso vado a cambiare un po' le componentistiche per cercare di terminare nel miglior possibile questa stagione, ma non sarà semplice perché abbiamo il motore a combustione interna usurato al 59%. Il cambio invece al 16%. Per quanto riguarda la ricerca e sviluppo, abbiamo sviluppato ormai tutto. La Red Bull è stata appena superata dalla McLaren, la Ferrari incredibilmente in terza posizione con la Haas che si trova in seconda posizione. Quindi attenzione, perché a fine di questa puntata deciderò se rimanere in McLaren, se andare in Red Bull oppure non far calare e aiutare lo sviluppo della Ferrari. Secondo voi in quale scuderia andrò? Lo vedremo presto, anche perché Vettel non aiuta, Leclerc non può fare miracoli, rivalità. Per il momento vinciamo 11-8 contro Norris e perdiamo 4-5 contro Devon Butler, che ha già vinto una rivalità all'inizio di questo campionato. Detto questo ragazzi, cerchiamo di andare bene, almeno di arrivare tra le prime 10, anche se Abu Dhabi non è il mio GP preferito, anzi non mi sono trovato mai abbastanza bene. Detto questo, mi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su, condividete e commentate, andiamoci a fare la qualifica a tentativo unico. Allora, utilizzeremo le soft, vediamo un po' il meteo, soleggiato, ok, niente di che, quindi non abbiamo problemi sull'assetto, un assetto da asciutto, aerodinamica, trasmissione, geometria, sospensioni, freni e gomme. Andiamo in pista. Allora, ho avuto parecchi problemi nelle prove libere, quindi attenzione, qui cerchiamo di gestire un po' l'ERS. Ok, questo è il primo giro della giornata, cerchiamo di non sbagliarlo. Ok, per il momento siamo terzi, Hamilton è primo. Ah, non bene, non bene qui, poteva fare meglio. Qualcuno di voi mi ha fatto presente che negli scorsi GP, nonostante acceleravo, la vettura non accelerava, non spingeva al massimo l'acceleratore, era un problema del pad e quindi adesso mi è rimasto solo questo. Detto questo, adesso vediamo un po' se riesco a migliorare il mio tempo sul giro. Per il momento sono 14esimo, DRS 13esimo, non bene, per niente bene signori. Ok, va bene, cerchiamo di avvicinarci il più possibile. Siamo 12esimi, non benissimo. Ok, staccatone. Ok, 11esimi, almeno decimi, no? 12esimi, decimi, va bene. Ah, una posizione, esci, esci bene, non ha posizione, giro veloce per Bottas, ben fatto. Pole position Bottas. Bottas adesso, per perdere questo campionato piloti, deve... Le qualifiche sono terminate, quindi rivediamo i primi tre: Bottas, Hamilton e Devon Butler. Per ora Butler vi saluto terzo, ma vi ricordo che ci aspettano tante altre emozioni. L'appuntamento è per la gara di domani. E adesso Hamilton deve solo sperare che Bottas si ritiri, che abbia problemi al motore, oppure deve essere un po' come dire, un po' astuto nel danneggiarlo,
e quindi tentare il sorpasso, danneggiarlo e sperare che il danno sia considerevole per farlo andare in box. La Haas è diventata fortissima, soprattutto con Devon Butler. Guardate la differenza tra Butler e Magnussen. Norris e Wayne girano più o meno con gli stessi tempi. Vettel sesto, Leclerc quarto. Red Bull che ha perso tantissimo nel corso di questa stagione e non è più competitiva, è più o meno con a livello della McLaren. Stessa cosa per la Ferrari, quindi a fine di questo GP valuteremo se rimanere in McLaren, andare in Red Bull oppure andare a approdare in Ferrari per aiutare Leclerc. Poi sarà lo staff a decidere se appoggiare Wayne con Leclerc oppure Leclerc andrà via e sarà Wayne Vettel, oppure Vettel andrà via, vedremo, vedremo, andiamo. Va bene, Norris guadagna un punto, stessa cosa per Devon Butler che ha una monoposto molto più veloce di quella di Pierluigi Wayne. Punti risorse adesso non ci interessano. Ben fatto, ben fatto. È stata una buona felice. È felice la signora, è felice. Va bene, andiamo in gara, dai. Eccoci qui, pronti per l'ultima corsa dell'anno. Ci lasciamo alle spalle un'altra stagione di vittorie, controversie, rivalità. E rimane solo questa gara negli Emirati Arabi, su un circuito che ha fatto il suo spettacolare debutto nel 2009. Benvenuti al Gran Premio di Abu Dhabi. I piloti correranno oggi a Yas Island su un tracciato di 21 curve per circa 5,5 km al giro. Sono previsti lunghi rettilinei e due zone DRS, ma le opportunità di sorpasso non sono molte, solo in curva 8 e curva 11. Sicuramente ci attendono azione ravvicinata, velocità e tensione alle stelle. E con me per assistere all'ultima gara del campionato c'è Luca Filippi. È stata una stagione fantastica, Luca, ed è stato un piacere commentarla con te. Cosa ti aspetti di vedere stasera? Sì, è stato un anno a cardiopalmo e credo che la gara di questa sera non farà eccezione. Abbiamo visto gran premi in ogni angolo del mondo, eppure il campionato è ancora aperto. Ogni volta che veniamo qui ad Abu Dhabi si avverte un grande senso di aspettativa e speriamo che la stagione si chiuda in bellezza. Diamo un'occhiata alle posizioni sulla griglia di partenza. L'ottimo lavoro di Valtteri Bottas in qualifica gli è valso la pole position. E al suo fianco c'è Lewis Hamilton. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni: Butler, Leclerc, Max Verstappen e Vettel, Perez, Norris, Pugliese e Kimi Raikkonen, Gasly, Weber, Kevin Magnussen e Russell, Stroll, Kubica, Alexander Albon e Daniel Ricciardo. Giovinazzi e Nico Hülkenberg completa la griglia. I preparativi sono quasi completati, scendiamo in pista. Siamo a fine stagione, mettiamocela tutta. Va bene, allora, strategia di gara, non possiamo cambiare la mescola visto che siamo tra le prime 10, ma possiamo modificare l'entrata ai box, entrata ai box che può avvenire per forza al sesto giro. Noi mettiamo quinto giro visto che non voglio assolutamente traffico. Detto questo, giri da percorrere, facciamo un 15.2, carico del serbatoio, signori, inizia l'ultimo GP della stagione e scopriremo se Bottas riuscirà finalmente a togliere il titolo, la corona, lo scettro a Lewis Hamilton. E probabilmente potrebbe essere anche l'ultima stagione in McLaren per Pierluigi Wayne. I semafori si spengono, il Gran Premio è iniziato, a fianco a noi c'è Norris, attenzione a non fare danni. Norris rimane largo, siamo attenti ai contatti, alziamo il piede. Norris superato, attenzione, qui Perez, ci tocchiamo con Norris, speriamo nulla di grave. Alziamo ancora il piede, siamo un po' larghi per evitare il contatto con il nostro compagno di scuderia. E siamo in ottava posizione, Norris prende la scia. Adesso alziamo il piede, c'è Perez davanti a noi con la Racing Point. Va bene, va bene. Abbiamo guadagnato una posizione sul nostro compagno di scuderia adesso. Ben fatto, buona partenza. Dobbiamo stare tranquilli. Norris ha perso già parecchio terreno da Wayne, probabilmente avrà danneggiato con il contatto con il compagno di scuderia, anche se ci siamo leggermente toccati, niente di che. Ma qui c'è traffico, quindi Norris può recuperare, eh. Vediamo un po', Norris si protegge. Vedo un Alfa Romeo Sauber lì, che lotta per la decima posizione. Potrebbe essere incredibilmente Giovinazzi. Vediamo. Occhio, tentiamo, ci facciamo vedere negli specchietti di Perez per tentare il sorpasso qui. Abbiamo perso un po' il controllo della nostra McLaren, ma non è finita qui.
Perez in settima posizione, segue Pierluigi Wayne, lì davanti c'è Vettel che attacca Verstappen, un'annata molto sfortunata per lui, attenzione, controllo al limite, un'altra curva sbagliata. E va bene. Giro veloce per Valtteri Bottas, è andato via Bottas, signori. Bottas sta andando via e Hamilton incomincia a stringere i denti. Eh sì, Perez sta prendendo un po' di vantaggio, attenzione. Vediamo qui se riesco a guadagnare qualcosina. Bene queste curve, rimaniamo sotto al secondo per poi prendere il DRS nel prossimo giro. Ok, Norris è sempre dietro, non ha danneggiato, signori, non ha danneggiato. Probabilmente abbiamo fatto gomma contro gomma. Sul dritto perdiamo parecchio, davvero un peccato. Non mi è piaciuto il comportamento dello staff della McLaren, davvero, anche degli ingegneri. Come potete vedere, Wayne ha più di 140 punti in questa stagione nel campionato piloti, a differenza di Norris che ne ha 30. Norris è prima guida e vi ho detto tutto. Quindi potrebbe essere l'ultimo GP McLaren, vedremo le proposte. Visto che molti di voi mi stanno chiedendo Pierre o Red Bull o Ferrari, quindi vediamo un po'. Visto che la Ferrari non è così potente e sta perdendo tantissimo dalla Mercedes, praticamente o vado in Red Bull o vado in Ferrari, hanno più o meno la stessa potenza della McLaren. E qui c'è stato un pilota che ha lasciato in pista un pezzo, potrebbe essere proprio Norris. Attenzione qui. Niente ragazzi, sto perdendo terreno da Perez che ha un secondo e sei, quindi nulla, niente DRS. Norris deve difendersi da... Okay, stiamo monitorando l'umura dell'unità a combustione interna. Motore. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Sì, il problema non è Wayne, ma il motore che fa capricci. 60% di usura. Motore a combustione interna. E Weber ha superato Norris. Sta per fare la stessa cosa anche un Alfa Romeo Sauber. Non velocissima la McLaren in questo GP, E comunque Bottas. Il motore dà qualche segno di cedimento, la potenza ne risentirà. Se finiamo con un motore a pezzi. Ok. Va bene. Weber si avvicina. Male questa curva, Weber adesso può attaccarlo. Vediamo un po'. Perez sta andando via. Come siamo messi a gomme? Siamo già messi male. Non benissimo, Vediamo se riusciamo a prendere Perez, ma non ci credo tantissimo, Non abbiamo il passo, ma più che altro è la potenza del motore, Secondo me è la potenza del motore. Weber prende la scia, attenzione. Ci spostiamo, Weber ci insegue. Vediamo un po'. Ok, benissimo qui. Weber cercherà di avvicinarsi il più possibile. Eccolo, ancora DRS per lui. Dobbiamo difendere. Perez mi sa che sta un po' perdendo il passo, Sì, sta perdendo un po' il passo. Vediamo se Hamilton riesce a recuperare su Bottas, che
anche se verrà superato, comunque vince il campionato piloti. Quindi sta per finire la lunga striscia di vittorie di Lewis Hamilton, probabilmente. Deve sperare solo in un guasto del motore. Weber è qui, Ora puoi rientrare ai box. Ok, possiamo rientrare ai box. Non un ottimo assetto questo qui ad Abu Dhabi. Però Weber riesce a prenderci. È male questa curva, Avviciniamo a Perez un secondo e cinque. Gli altri prendono la scia e riescono comunque a proteggersi. Weber si avvicina. Ci spostiamo. Eccolo Weber. Ok. E adesso può tentare l'attacco. Se non usciamo bene da questa curva. Ma mi sa che siamo usciti bene, Andiamo Weber. Non dovrebbe farcela. La carica della batteria è bassa. Diminuendo l'erogazione dell'RS possiamo raccogliere più energia. Attenzione perché lì davanti perdono tempo, Quindi noi con l'entrata ai box adesso possiamo recuperare. Ok, andiamo ai box. Alcune informazioni su Norris. Sembra che abbia un problema. Problemi per Norris. Incredibile, signori. E Norris finisce proprio male. Male. 30 punti solo. Attenzione, passa Weber. Entriamo ai box. Ok. Siamo i primi ad entrare e gli unici. Vediamo un po' che ne viene fuori. Vai. Ok. Dare gas. E adesso dobbiamo darci una mossa incredibile. Attenzione perché adesso. Attenzione alle gomme adesso. Devi finire la gara con il treno attuale. I pneumatici sono freddi, quindi stiamo attenti. Ok. Adesso avremo meno aderenza in quella curva, quindi dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare tranquilli. Gli altri possono perdere tempo, noi invece non abbiamo il traffico. Vediamo di concludere tra le prime 10. E far capire alla McLaren che ha sbagliato per una stagione intera, visto che siamo praticamente stati sempre seconda guida. Maledetti. Un po' troppo lunghi. Vediamo se riusciamo a recuperare. Attenzione lì perché vedo delle Ferrari che lottano con Butler. Hamilton cerca. Ti consigliamo di passare al mix 2. Carburante al mix 2. Cerca di avvicinarsi a Bottas, non ce la fa. Ma niente da fare. Può anche avvicinarsi e anche superarlo. Il campionato piloti lo perde lo stesso. O si butta addosso e deve sperare che la sua vettura non ceda. Ma ceda quella di. Che si rompe quella di. Attenzione, di Bottas oppure. Lando è ai box per la sosta. Deve sperare in un guasto del motore. Attenzione, sono entrate parecchie vetture. Stanno uscendo, vedo una Ferrari che sta uscendo, qui ai box si perde davvero molto tempo e abbiamo superato anche Perez che era davanti a noi, che abbiamo recuperato un po'. Perez è dietro, ma di poco, Davvero di poco Perez. Distacco dall'auto davanti, 3,1 secondi. Ok, 3,1 secondi da Verstappen. Perez è qui, Perez è qui. Vediamo un po', si avvicina. Prendiamo l'interno di questa curva. È velocissimo. Velocissimo Perez. Lo facciamo passare.
Quindi non abbiamo né guadagnato né perso posizioni, ma ci prendiamo adesso il DRS. La vettura davanti a te è rientrata per un cambio gomme, ha montato gomme medie. Dai, dai. Facciamolo sbagliare, facciamolo sbagliare. Rimaniamo incollati a Perez. Rimaniamo incollati a Perez. Rischio. Non danneggiamo, eh. Non danneggiamo. Dai, Perez. Si lotterà con Perez, signori. Benissimo qui. Ottimo qui. Per il momento siamo quindicesimi. Ma devono entrare ancora parecchie vetture. Entrano adesso una Mercedes, una Ferrari e una Haas. Controllo al limite, ci salviamo. È un assetto non fatto benissimo, signori. Vediamo qui. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 11,6 secondi. Ok, siamo in decima posizione. Siamo in decima posizione. Per il momento abbiamo perso posizioni, eh. Davanti c'è una Ferrari. E Weber è sempre più vicino, eh. Se riusciamo a prendere DRS, ce la facciamo. Ok. Non dovremmo riuscire a prenderlo, ma nella prossima curva ci sarà un altro rettilineo con altro DRS. Attenzione. Eccoci, adesso è il momento di superarlo. Vediamo un po' se ci riusciamo. Perez si protegge bene. Maledetto. Vediamo cosa succede qui. Niente, Perez si protegge. No! La batteria a poca carica, riduci l'erogazione delle RS. E abbiamo danneggiato, signori. E abbiamo danneggiato, peccato. Peccato. Ma il problema è che non posso lottare ancora con una Racing Point. È una cosa incredibile, eh. È proprio che sta andando tutto storto in McLaren, più che altro. Non è un danno grave, eh. Riesco a girare facilmente, però qualcosa mi dice che è il momento di cambiare aria. Ci siamo fatti conoscere in McLaren, può bastare così. Vediamo. Devo alzare per forza il piede qui. Arriva Weber. Si infila Weber. Occhio a non danneggiare. Weber è dietro. Siamo in nona posizione. Abbiamo perso una posizione. Strano. Adesso Weber ha DRS. Noi l'abbiamo perso su Perez. Sei al nono posto. Perez è davanti a te. Vi separa meno di un secondo. Maledetto, non gli ho... Weber è dietro di te. Non gli ho dato spazio. Il distacco dalla prima posizione è 13,2 secondi. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste sei giri al termine. Non gli ho dato spazio, ma lui se l'è preso lo stesso. Occhio. Ok. Abbiamo perso... ragazzi, eravamo ottavi, abbiamo perso due posizioni. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Allora, c'è una Mercedes che ha perso posizioni. Ma, strano. Potrebbe essere Valtteri. Sei al decimo posto. Hai Weber davanti, cerca di superarlo. Il distacco è inferiore a un secondo. Gomme medie nuove. C'è Raikkonen dietro di te. Il distacco dalla vettura dietro di te è 4,2 secondi. Ok, distacco dal pilota in testa 13,6 secondi. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione. Quella era l'ultima. Ok, signori, siamo in nona posizione. Però con il danno non giriamo neanche più come prima. Già non eravamo veloci. Adesso siamo ancora più lenti. Però va bene. 4 giri. Anzi, 5 giri alla fine. Weber cerca di avvicinarsi alla Racing Point. Ragazzi, visto che più o meno
siamo lì con la potenza, sia con Red Bull che con Ferrari, quasi quasi. Non voglio dare la soddisfazione alla McLaren di trattarmi in questa maniera. Un pensierino finale me lo faccio. Se arriva la proposta della Red Bull o della Ferrari, la Red Bull è più lenta di della McLaren, la Ferrari più o meno sta lì, la Haas è cresciuta tantissimo, quindi cerchiamo di non far perdere prestazioni alla Ferrari. Vediamo, non è detto nulla. Vediamo un po' come finisce prima questo GP. Dobbiamo riportare la Ferrari a vincere. Vediamo, non è detto, eh. Non giro qui, ho sbagliato pure io. È un GP un po' così e così, ragazzi, e capita. Si sta avvicinando Raikkonen, eh. 2 secondi da Weber. Stai perdendo un secondo a giro sulla vettura che ti segue. Ripeto, un secondo. Se non... L'importante è che arrivo tra i primi 10. Qui perdo tanto. C'è un Haas dietro. Okay, il distacco è 2,6 secondi. 2,6 da Weber. Peccato, Ok. Niente, qua bisogna difendersi perché nel prossimo giro ce l'avremo già incollato sia lui che l'Haas. Non ho gareggiato bene, ma e anche abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. La mancanza di stimoli, la McLaren ha un primo pilota, ovvero Norris, che ha fatto 30 punti con questa vettura. Oggi ho sbagliato io, ma comunque si poteva arrivare in settima, ottava posizione, ma anche in sesta. Però, ci sono GP dove fai le prove libere con una determinata temperatura e la vettura ti gira abbastanza bene, ma poi in gara cambia la temperatura, cambiano le condizioni meteo e gira in modo diverso. La carica della batteria è bassa, diminuendo l'erogazione delle RS possiamo raccogliere più energia. Quindi diciamo che le prove libere dovrebbero avere le stesse condizioni, non è sempre così, bisogna essere anche abbastanza fortunati. Attenzione a Raikkonen che è arrivato, è dietro e adesso bisogna lottare, lotteremo per parecchi giri per cercare di finire almeno una buona posizione. Occhio a Raikkonen, gli chiudiamo la porta in faccia. Cattivissimi qui, cattivissimi. È arrivata anche un'altra vettura, è la Haas di Magnussen. Adesso ci avranno secondo i DRS. Secondo le nostre analisi le gomme sono a posto, non dovresti avere problemi di aderenza almeno per i prossimi giri. Non ce la faccio, non ce la faccio. Ci tocchiamo. Ok. Ragazzi, ho tentato la difesa, non ce l'ho fatta. E adesso attenzione a non perdere anche la 10ª posizione perché c'è Kevin Magnussen vicinissimo. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa alla miscela 2 al più presto. Con una vettura molto più potente sul motore. L'Haas ha un motore incredibile. È la seconda potenza del campionato, incredibile l'Haas. Adesso bisogna rimanere incollati a Raikkonen per proteggersi su Magnussen. Non ce la faremo mai. Niente, non ce la faremo. Male, male questo GP. Molto male. E devo frenare tantissimo. Vediamo un po' se riesco a proteggermi. Sempre qui. Kevin è sempre qui. Mamma mia, mi sono messo davanti. Mi sono messo davanti, ma adesso mi supera. Adesso mi supera, signori. Dai. Ok, sei all'inseguimento della vettura davanti, ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo set di gomme.
Ci facciamo male. Arriva Kevin. Ok. Ci resta abbastanza male. Per un solo giro. Ok, dobbiamo difenderci per un altro giro su Magnussen per arrivare in decima posizione. Male le McLaren in questo ultimo GP. Adesso bisogna star solo tranquilli. Molto tranquilli. Rimaniamo tranquilli. Sì. Così. Vai. Ok. Allora, difendiamoci per un altro giro. Un altro giro di difesa per prenderci un punto. Mamma mia, Abu Dhabi. Tutto sul cordolo. Sei all'ultimo giro. Speriamo di riuscirci, eh. Cattivi, non mi interessa, cattivi. Sempre cattivi, dobbiamo rimanere molto cattivi adesso. Ma qui come faccio? Ok, non gli diamo spazio. Va bene. Lì dietro c'è Gasly pure. Lì dietro c'è pure Gasly. Attenzione. Lì dietro c'è pure Gasly. Vediamo che ne viene fuori. Magnussen prende la scia. Si avvicina. Kevin. Oh, cattivo qui, mi sono messo al centro. E adesso, mamma mia, adesso sono cacchi. Cerca di passare. Oh mamma mia. Ma che cos'è? Mi ha frenato in faccia. Vabbè ragazzi. Ultime curve, davvero bruttissimo GP, tanti errori, non gira, finisce male. Peccato, passa Kevin Magnussen. Va bene, ho cercato resistenza, non ce l'ho fatta. Finisce male con la McLaren, anche perché non sono soddisfatto di questa scuderia. No, non gira, finisce male. Stai bene, spegni il motore. Finisce male, signori, finisce male con la McLaren. Addio, non ci credo. Ritiriamoci. Ultime curve ed eravamo lì. Il titolo di campione vince Bottas e si chiude un altro anno all'insegna della Formula 1. L'elenco dei migliori si arricchisce di un nuovo nome che promette di entrare nella storia. Bottas batte Lewis Hamilton, incredibile. Mercedes che oggi conquista un'altra vittoria storica. Incredibile. Luca Filippi, a cosa è dovuto questo risultato secondo te? Il punto è stata la velocità, pura e semplice. Possiamo starcene tutto il giorno a parlare di strategie, sorpasse, gestione delle gomme, ma alla fine per vincere bisogna prima di tutto essere veloci. E secondo me oggi il fattore determinante è stato questo. Ho sbagliato troppo, ho sbagliato tanto in questo GP. Ma perché non ho più stimoli nella McLaren? Ci sono rimasto male, ma davvero male. Male entrambe le McLaren, entrambe ritirate, eh? E il titolo lo porta a casa Bottas. Incredibile, Lewis Hamilton perde la fila, la striscia di vittorie nel campionato piloti. E lo batte proprio il compagno di scuderia. Così come è successo con Nico Rosberg. Ma non si fermerà Hamilton, non si fermerà. Ha vinto di pochissimo Bottas. Ora una domanda per te, Luca. Chi è a tuo parere il pilota del giorno? Generalmente mi concentro sui piloti che danno più spettacoli in gara, ma oggi sono rimasto colpito soprattutto da Nico Hülkenberg, che ha guidato senza sbavature dalla prima all'ultima curva. La Mercedes mette a segno un'altra vittoria e si assicura il titolo costruttori. Una grande dimostrazione di forza da parte del team. Bene Luca, finisce qui un altro fantastico weekend di corse. Grazie a tutti per averci seguito e arrivederci. Alla prossima! Male. Questo GP davvero... peccato. Norris non si è ritirato, ma è arrivato ultimo, perché Wayne e Gasly si sono ritirati.
E niente. Quindi finiamo il campionato piloti in sesta posizione insieme a Gasly, 144 punti. Però il nostro obiettivo era settimo, invece ci siamo riusciti. Siamo arrivati sesti. Norris dodicesimo con 30 punti, che ve lo dica a fare. Classifica costruttori invece con McLaren in quarta posizione. Quindi migliore, abbiamo fatto più punti dell'Haas, che è la seconda potenza, però per poco tempo è stata. Vedremo il prossimo anno se continuerà a sviluppare. Allora, gara completata, quindi praticamente e Butler ci ha fatto il fondo schiena. Ha preso 4 punti, peccato per quel ritiro. Ragazzi, non lo so che mi è successo in questo GP. Ultime curve, non ho capito più nulla. Ok, obiettivo scuderia completato. Si abbassa un po' l'interesse di tutte. Vabbè, ecco. Bel lavoro in questa stagione. Okay. Stai andando bene e siamo in un'ottima posizione contrattuale. Mm. Inoltre, la mia commissione aumenta. Goditi la pausa e continua così. Non ci sono offerte. Workstation. Abbiamo 2816 punti risorse. Non abbiamo offerte da altri. No. Apri negoziati con un'altra scuderia. Da qui possiamo modificare la scuderia con la quale stiamo contrattando. Non c'è scritto da nessuna parte che devi rimanere per sempre con la stessa scuderia. Selezionane una diversa da qui. Avrà effetto solamente sulle trattative. Il trasferimento non avverrà finché il nuovo contratto non verrà siglato ed entrerà in vigore il primo weekend di gara dopo la firma. Attenzione però, guardate la McLaren, a differenza della Ferrari. La Ferrari si è indebolita tantissimo. Oh mio Dio. Oh mio Dio, qua sta succedendo di tutto. Ragazzi, proviamo in Ferrari, visto che tanti di voi mi hanno detto: Pier, tu devi combattere con le Mercedes, devi andare in Ferrari, dai che ce la puoi fare. Bacci? Beh, visto che abbiamo fatto bene in McLaren, proviamo in Ferrari. Ok, se cambiamo scuderia, vabbè, punti risorse, eccetera, eccetera. Proviamo a fare qualifica quinta posizione in gara tra le prime tre. Ordine scuderia seconda guida. Seconda guida. No, prima guida. Bonus gara livello 3. Velocità miglioria livello 1. Sviluppo simultaneo livello... Anzi, facciamo livello 2 questo. Efficienza pit stop livello 1. Proponi? Potevo far di più. La proposta è stata accettata. Quindi inizia a salutare tutti. A partire dal prossimo weekend di gara farai parte di un'altra scuderia. Ok ragazzi, quindi non faremo più parte della McLaren, ma incomincerà il nostro percorso in Ferrari. Così siete tutti felici e contenti. Più di così non so cosa fare, perché molti di voi mi hanno detto: no, non mi diverto a vedere un'altra stagione in McLaren. Va bene, andiamo in Ferrari. Prima guida in Ferrari. Va bene? Prima guida in Ferrari, assurdo. Andiamo nella prossima stagione e vediamo com'è messa la Ferrari, in che posizione è. Bene, ci si rivede. Penso che sarà una stagione incredibile. Anche se non abbiamo fatto un lavoro eccellente nel mantenere le nostre prestazioni col cambio di regole. Quest'anno dovremo recuperare terreno. Contiamo su di te, tutta la squadra ti sostiene. Ecco perché la Ferrari ha perso tantissimo. Siamo con Leclerc, molto bene. Non c'è mercato? Bene, anno nuovo, campionato nuovo. Spero ti sia riposato abbastanza. Per quanto possa essere riposata una persona che passa metà della sua vita in palestra, almeno. Si parte. Sì, ma il monitor? Ah, ok. Va bene. Benvenuto nella scuderia. Siamo con Leclerc. Molto bene, è andato via. Vettel, buongiorno, spero che stia lavorando bene. Ok. Aggiornamento obiettivi. Va molto bene. Sviluppi completati, hanno sviluppato... riscaldamento unità, generatore motore, previsioni del tempo, inizieremo sotto la pioggia. Stato attuale dello sviluppo: abbiamo ereditato 5000 punti ricerca e sviluppo. Trasferimento piloti: Vettel passa la Haas al posto di Magnussen, Pierluigi Wayne passa la Ferrari al posto di Vettel, Kevin Magnussen passa la McLaren e Norris ha perso il posto? Cioè Norris non sarà più in Formula 1? Sainz ha firmato per la McLaren al posto di Wayne.
Non ci credo. Quindi nella McLaren ci saranno Magnussen e Sainz, Vettel alla Haas. Oddio, vediamo come siamo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, signori, guardate la Ferrari. Guardate la Ferrari, signori, guardate la Ferrari. Siamo messi malissimo. Siamo messi davvero molto male. Mercedes, Haas, Red Bull, McLaren e Ferrari. Però possiamo sviluppare, e questa è una cosa positiva. Qui hanno sbagliato la ricerca e sviluppo. Non stiamo messi bene. Devo pensare allo sviluppo da portare alla mia Ferrari. Ma... puh, ragazzi. Mamma mia. Mi avete chiesto di andare alla Ferrari, ma la Ferrari attualmente è meno potente della McLaren, quindi serviranno più stagioni per... anche se abbiamo 5.000 punti, secondo me serviranno più stagioni per andare a prendere la Mercedes. Adesso inizia la vera carriera di Pierluigi Wayne. Pierluigi Wayne passa alla Ferrari e dentro 2 anni batteremo la Mercedes. Anche quest'anno saremo competitivi nonostante la nostra posizione. Abbiamo 5.000 punti da spendere. Ma devo pensare bene su cosa sviluppare. Vi farò sapere nella prossima puntata. E quindi, signori, inizia la vera carriera di Pierluigi Wayne. Adesso siamo in una vera scuderia, anche se la nostra scuderia precedente non ci ha trattati bene, neanche a Norris. Ma Norris se lo meritava, più che altro, visto 30 punti con la McLaren. Adesso la McLaren è più potente della Ferrari. Ci vediamo nella prossima puntata.